del Cairo oggi viene aperta, diciamo ufficialmente, più che altro aperta, viene presentata anche per i cittadini, per i residenti, ma non solo. L'idea di questo tratto di 150 metri è quello di far sì che si avvicini le persone a quello che può essere il tema dell'arte. Il tema dell'arte può essere affrontato in due modi, in modo consapevole e inconsapevole. Il fatto delle persone che sono consapevoli vengono perché sanno che questa strada è stata realizzata come strada dell'arte, come via dell'arte. Ci sono delle opere, in questo caso io sono vicino all'opera di Schroeder, e insieme a questo uno si pone quali sono i temi dell'arte. E poi ci sono invece quelli che percorrono questa via in modo inconsapevole, cioè non sanno perché vengono, preferiscono questa strada per collegarsi al centro, ma comunque questo è già un paradigma, un passaggio di utilizzo e di appropriazione degli spazi.